Speriamo che riaprano anche le seconde e le terze medie e non solo fino alle prime medie. Esatto, anche il liceo si spera che riapra. Noi non faremo sogni tranquilli a Pasqua perché speriamo nella riapertura, anche se sarà un po' difficile, e speriamo che riaprano. Solo 2 mesi siamo stati a gennaio / febbraio e poi di nuovo ci hanno chiuso e quindi ora speriamo di ritornare dopo Pasqua, visto che noi non siamo diversi dalle prime medie. Questa è la domanda che ci facciamo sempre: perché le prime sì, noi no? E perché la nostra professoressa di matematica può fare lezione con la prima media e poi in classe con noi deve farla in DAD? Non capiamo questa cosa, perché deve per forza fare una lezione a scuola e una in DAD, non tutte e due a scuola, non siamo diversi. È buona, si alimenta, ci veniva da vomitare. Se stessa grinta, anzi forse ancora di più perché ci hanno fregato, apriremo, non hanno aperto. Noi il 6 novembre che abbiamo cominciato davanti a scuola eravamo ultra mega arrabbiate e adesso siamo ancora molto molto arrabbiate. C'è tanta gente che vuole tornare a scuola. Esatto. Ed è questo il messaggio che vogliamo mandare. Lei a tutti. Ha cominciato da sola, io il giorno dopo mi sono unita, poi eravamo in tre, siamo state per un mese in tre con la neve, poi però siamo diventate zona arancione e poi anche quella rossa. Esatto. E poi piano piano anche in tutta Italia hanno incominciato a seguire il nostro esempio. Quindi un po' abbiamo influenzato gli altri, però senza nessuna pressione, se si può dire così. Se arriviamo a maggio, soltanto per un mese, metà aprile, non ha tanto senso, anche se per noi in realtà sì. Per noi sì, forse per loro no, però un mese in più può fare la differenza. Esatto. Visto che abbiamo già tanto da recuperare. Esatto. Noi non siamo neanche tanto indietro, forse però con le materie pratiche un po' di più. Esatto. Però ad esempio letteratura siamo molto indietro perché nella prima DAD non l'abbiamo fatta per niente, però comunque ci sono molti ragazzi che dovranno recuperare, che non sono riusciti a collegarsi perché non hanno la connessione e i mezzi per collegarsi. Esatto. E poi anche ci sono un sacco di problemi psicologici, i suicidi sono aumentati tantissimo perché i ragazzi, non per forza quello delle elementari, però anche quello delle elementari, però un sedicenne chiuso in casa e sta perdendo tutta la sua adolescenza e non può vedere un futuro perché dice a scuola non posso più andarci, poi non è che anche altre cose sono aperte, lo sport, io pratico sport e per fortuna sono agonista quindi posso andare anche lei. Però ci sono ragazzi in cui possono scaricare sullo sport, sulla scuola, a scuola con la socialità, il confronto con professori e compagni, non per forza la materia in per sé, però anche la chiacchiera col compagno di banco. Sono queste le cose che mancano tanto, 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 ed è per questo che vogliamo tornare il prima possibile.